modo decisamente particolare, ma vorrei che fosse lui direttamente a dirvi come e dove e perché. Buonasera, grazie intanto a tutti, al circolo, agli impertinenti, insomma, che hanno fatto del loro meglio e anche di più. E da dove comincia? Comincia da dove è cominciato il tennis, moderno. Il tennis moderno è cominciato da una valigia. Volete vi racconto come, per chi non lo sa, e anche questo libro è una valigia, un gioco di valigie. E la valigia da cui è nato questo libro è semplicemente una valigia in un mercatino dell'usato, come ce ne sono tante, una valigia di cuoio come tante, con mio amico che fa l'editore, ha comprato, lui va nei mercatini a ore in cui... Una volta siamo andati insieme alle 8, mi ha detto ma non si viene così tardi a un mercato con un'area di disgusto, insomma non ci va, perché dice, non si compra più niente, non ci va alle 6 e alle 6 e un quarto ha comprato questa borsa, non so bene perché l'abbia fatto, una valigia che era piena di buste molto ordinate, di quelle fatte, messe insieme da quegli strani esseri ai miei occhi che sono strani e interessanti, collezionisti, non collezionano niente, non capisco neanche, però mi interessano i collezionisti. E questo collezionista collezionava soprattutto foto di agenzie, che sono un genere oggi un po' dimenticato, ma erano uno dei generi della fotografia, uno dei grandi generi della fotografia. Ed erano divise per argomenti, da ingegneria, moda, turismo, uno c'era scritto tennis. Questo mio amico, editore, che fa dei libri molto piccoli, molto sofisticati, insomma mi ha regalato questa busta, mi ha dato questa busta dicendo vedi un po' se tiri fuori qualcosa, perché pensavamo insieme di fare un minuscolo libretto con delle foto e didascalie. Poi in realtà la cosa si è gonfiata, non è più stata in quelle dimensioni e niente, io ho preso 20 foto di quella valigia più due che avevo io, dello stesso periodo, no, una vintage, una di un'età indefinita, del primo novecento, credo, ultimissimo ottocento. L'ho messa insieme perché ho pensato che attaccandomi delle foto che ritraevano delle scene, diciamo, di vita quotidiana del tour di allora, devo fare una piccola antipatica correzione a quanto vi è stato detto da lui, nel senso che quelli che giocavano erano dilettanti di Maiane Capio, cioè erano strepitosi, non passavano perché era diverso, era diverso e molto interessante, c'erano due mondi c'erano nel tennis fino al 68 e quasi dalle origini, dagli anni di Tilden, negli anni 30, c'era un mondo parallelo a quello di oggi, cioè con un circuito che aveva quattro slam, si chiamavano già così. Australia non ci andava nessuno perché l'Australia allora era come andare su Marte, quindi la gente ci andava, sa, una volta nella carriera, ecco. Stati Uniti, Roland Garros e naturalmente Wimbledon, dove tutto più o meno ha avuto inizio. E, naturalmente questi erano, però c'era una regola ferrea, cioè nessuno di loro, delle centinaia di giocatori che hanno vissuto di tennis dal 1874 al 1968, ha mai potuto percepire un centesimo, cioè se uno percepiva un centesimo anche lateralmente, Bill Tilden, che è stato un dominatore del tennis negli anni 30, ha avuto dei serissimi problemi quando era il numero uno nell'universo, diciamo, perché scriveva dei pezzi di commento al tennis e scrivendo dei pezzi di commento percepiva delle somme piuttosto modeste, ma insomma, e voleva, la federazione voleva squalificarlo, chiunque percepisse un centesimo non veniva squalificato come oggi, non so, oggi non per questo, per altre ragioni, per due mesi o tre settimane, è multato, quindi arradiato a vita, non poteva più toccare, più comparire su un campo da tennis. Quindi intervenivano Kramer e Riggs a fare i contratti. Prima interveniva Tilde, perché Tilde quando smise di giocare, Tilde è un grandissimo personaggio, è stato un personaggio fuori misura del tennis, non solo del tennis, del costume, anche dell'arte americana, insomma è stato un personaggio. E già lui quando aveva smesso, siccome non poteva vivere se giocava a tennis, organizzò una cosa che oggi sembra, cioè in un grande pullman con un campo arrotolato nella pancia, con un campo srotolabile, lui e altri 4-5 giravano l'America aprendo questo, srotolando questo campo ovunque,
palazzi del ghiaccio, cortili di scuole, campi da basket, dove in un paesino dell'Iowa o del Wisconsin qualcuno mettesse insieme 30 disgraziati magari venuti dai campi che venissero questi. Questo poi negli anni dopo la guerra, Bobby Riggs, che quel personaggio che forse conoscete se avete visto La guerra dei sessi, cioè che era anche lui il genere, era pieno di personaggi insensati. Cioè Bobby Riggs è uno che è riuscito a vincere, ha vinto Wimbledon, cioè non era uno come, non so voi, insomma come me, che gioca qui un'ora mercoledì 18-19, ecco. Però aveva un problema, era patologicamente incapace di non scommettere, cioè non, ma no, non come oggi, cioè lui andava a rompere le palle a quelli che giocano più scarsi di lui nel spogliatoio, diceva scommettiamo che non fai più di 3 game, dice no, con te non scommetto. Perseguitavo in particolare uno, non so perché, un sudafricano, e a un certo punto diceva te ne vai, non voglio scommettere con te, ma se giochi in cappotto? Se giochi in cappotto forse non va. E allora fece una partita Riggs in pastrano in Italia, cioè non è l'abbigliamento più, convinse lo stesso. E a un certo punto Riggs, non, spero di non raccontarvi una storia che sapete troppo bene, ma insomma quando si è ritirato è diventato un così gaga di mezza età a New York, si inventò questa roba della guerra dei sessi, cioè disse che nessuna donna in attività di nessun genere avrebbe mai potuto battere un uomo, e questo nacque un vertiginoso, no, questo lo fanno tutti, cioè io ho giocato, scusa, racconto saltabecca, non è lineare, ma due o tre anni fa, come succede ai circoli, gioco con uno di Padova, molto palestrato, ma questo per dire anche dove porta questo gioco la testa, insomma, ma completamente incapace di giocare a tennis, cioè nel senso che abbia fatto 3-15 con me, che non sono un fenomeno, cioè per niente. Alla fine c'è quella supplizio che sono le chiacchiere dopo la partita, uno si mette lì, dice ma tu cosa fai nel mestiere? E lui ripete questa cosa qui, di Bobby Riggs. E dico guarda, non... E lui mi dice seriamente, cioè senza un briciolo, il tennis tende a cancellare senso l'umorismo, non sono due dimensioni che... Dice secondo me noi con Serena vinciamo. Io dico, secondo me noi con Serena non è che vinciamo, con Serena non capiamo il momento in cui parte la pallina, non quello in cui arriva, cioè non, e non con Serena, tu non vinci neanche, detto, con la numero 800 del WTA, te lo garantisco, ma non è che non riesce a vincere, non riesce a giocarci, no, ma le femmine. Bobby Riggs sfruttò questa cosa, fece un incontro, fece 2 partite, una la vinse con Margaret Court, che era allora una delle più forti giocatrici al mondo, e un'altra con Billie Jean King, che invece perse in un palazzo, in un evento americanissimo, iper pop, con un giro di scommesse senza... Molti sospettano che non fosse stata tanto pulita. Conoscendo Billie Jean King non credo, ma insomma però che fosse un po' combinata, perché c'era un giro di scommesse. Questo signore, dopo la guerra, per primo, formalizzò il professionismo, cioè ne fece un affare. Però era troppo matto e il suo posto venne preso da ragazzone che sta in copertina del mio libro, che è la figura di passaggio tra queste due epoche, perché lui si chiamava Kramer e per molti anni, per 10 anni, 12 anni, diciamo, governò il circuito dei pro. Il circuito dei pro chi entrava? Entrava i vincitori, e lì la cosa si faceva più seria dal punto di vista del business, cioè lui voleva i migliori, quindi era una specie di pifferaio magico che andava, appena uno vinceva, aveva la disgrazia di vincere uno slam, andava e diceva voi vieni da noi, e i giocatori resistevano perché voleva dire appunto uscire dal tennis che conoscevano tutti, non guadagnavi un sacco di soldi ma però non ti vedeva più nessuno, non... però a un certo punto ogni tanto accettavano e cominciavano questa cosa che somigliava, non succedono così anche i cavalli, perché era una stagione intera, con anche 250 date, un giro soprattutto per gli Stati Uniti, e dove c'era una specie di classifica di questo gruppetto di 4, 6, dipendeva dai migliori al mondo. E, però alla fine i punti, gli score che vedevi erano 230 a 128, cioè delle cose, vuol dire questi due avevano giocato uno contro l'altro 324 volte in un anno, cioè una cosa che dava, ed era naturalmente erano dei fenomeni, ma una volta Roswell di prima raccontava che una delle più grandi umiliazioni nella sua vita è stata che con Lever era stato a sua volta il più forte giocatore di tutti i tempi, un titolo a cui tanti aspirano, non so.
e era entrato con il professionista tardissimo, e i due avevano fatto una stagione o due insieme. A un certo punto entrambi fecero una partita per conto Milwaukee, in un palazzetto, che per tutti e due, dice, nessuno dei due ha mai giocato così nella nostra vita, cioè è stata la partita più bella che abbiamo mai giocato, che ha giocato in un modo incredibile, detto da due che poi non sono due sboroni, cioè sono due, per natura sono due piuttosto ironici, piuttosto tutti e due separatamente hanno detto. Ma la cosa peggiore è che è arrivato un loro conoscente negli spogliatoi dopo la partita e gli ha detto: oh, bella, non l'ha detto oh, ma insomma ha detto in inglese, ma insomma, oh, bella partita, sembrava vera. Quindi era un po' una, il tennis professionista era un pochino questo. Adesso piano solo siamo partiti, ma era questo da una rettifica, ma comunque queste sono le due, e sono due mondi che hanno sempre vissuto molto separati, cioè non hai, spettatori normali dei pro non sapevano niente, gli europei non sapevano niente, sapevano che c'era un signore che si chiamava Pancho Gonzalez che vinceva con chiunque giocasse contro per anni, però non l'avevo mai visto, è una stranissima cosa, cioè c'erano dei fenomeni e si riteneva sì che i professionisti fossero più forti, cioè che quei 6-8 di questo misterioso empireo battessero tutti. Poi quando i due mondi nel 68 si fusero, si vede che non era così, giocavano come gli altri. Beh, se volendo dire, usare un linguaggio che non mi appartiene per spirito, ma insomma lì c'è un po', nel caso di Pancho, come in quello di Till, c'è un po' la verità ultima di questo sport, nel senso che la coazione di cui è fatto, il fatto che non... perché Pancho era un ragazzo chicano, di strada, bellissimo, non bello, stupendo. Un maverick, un irribelle, un anticonformista per definizione, insomma, non, anche poco l'ambiente del tennis di allora, anche quello di oggi in realtà, il tennis è uno sport da cui cupola è sempre stata molto bigotta, cioè poi si combinava di tutto, ma purché non si vedesse, quindi non era. E Pancho non era uno di quelli ben visti, correva in macchina, era molto. Faceva partacce, diceva quello che pensava, altra cosa che nel mondo del tennis, non è che nello sport in generale, non è che si faccia tanto. Ma e, a differenza di tutti gli altri, lui era un fenomeno tennistico, ma che fece una cosa molto curiosa legata a quello che dicevamo prima, cioè a differenza degli altri, per ragioni che di origine da una parte, anche di banale voglia di vivere dall'altra, voleva fare soldi. Subito, cioè voleva ed era, allora non era così banale, nessuno faceva così. Lui però a 16 anni aveva deciso che, siccome prometteva molto, fumava, prometteva molto bene, diceva: vabbè, io questa roba qua ci voglio. E a differenza di tutti gli altri che facevano le madamine, dicevano no, oi boh, io con te non ci vengo, lui vinse a un certo punto, già l'anno prima andavano molto avanti nei campionati americani, come si chiamava allora, a 20 anni, e già chiese di entrare nel circuito, però Kramer gli disse no, un po' presto, non hai vinto ancora niente, hai fatto una finale, ma insomma, quando l'anno dopo vinse, a 21 anni passò al professionista e rimase tale, era 40, adesso mi confondo con le date, 47 mi sembra fosse, per 20 anni, cioè per 20 anni si sapeva appunto quello che dicevo prima, che nel mondo dei professionisti c'era un certo Pancho Gonzalez che probabilmente era il più giocatore di tutti i tempi, ma che nessuno aveva visto, e comunque vinceva con chiunque gli mettessi davanti. No? E, però sulla parola, finché nel 68 si abolisce questa differenza, e dove a Wimbledon, di tutti i posti, chi si presenta? Un signore di 41 anni, brizzolato, 41 anni di allora vuol dire 65 di oggi, non per intenderci, ma brizzolato, filino curvo, molto magro, bellissimo, e chi è? Pancho Gonzalez, che fa? È nel tabellone principale, e subito primo turno, secondo si trova davanti un ragazzo con cui giocava anche lui, latino, portoricano, anche lui bellissimo, anche lui vitaiolo, eccetera, e col quale si trova davanti si conoscevano al secondo turno a Wimbledon, e naturalmente lo stadio si riempie perché Pancho Gonzalez, le cose si mettono male, comincia la partita alle 4 di pomeriggio, le cose si mettono male per Pancho, insomma perde 2-7 facendo scenate di isterico in 3 secondi, tenete conto 20 anni di differenza, allora era una cosa, insomma se la prende col giudice di sedia, col giudice di linea, col pubblico, con tutti quanti, lo fischiano, cose che Wimbledon succede, e nelle cronache,
non succede di solito, insomma. Lo prendono molto male, insomma, non è... anche perché a un certo punto comincia a protestare perché dicono c'è più luce, non ci vede, che si gioca domani. E questa polemica che tuttora si ripete spesso, va avanti per un bel pezzo, finché alla fine effettivamente povero Pancio non c'era, si vedeva più niente, su due set sotto interrompono, si riprende l'indomani. L'indomani torna in campo un altro, cioè nel senso che questo idolo negativo diventa un idolo positivo, perché a poco, punto dopo punto, una partita lunghissima, è stata lungo una delle più lunghe della storia di Wimbledon, rimonta incredibilmente, perché anche se spezzata in due, una partita di tennis di 6 ore, a 41 anni di allora, ripeto, senza fisio, senza ginnastica, senza macchine, senza niente, era massacrante, insomma alla fine vince e il pubblico impazzisce, cioè perché dal primo scambio del secondo giorno la cosa ha cominciato a girare dall'altra parte, insomma. E poi dopo perse la partita dopo perché non stava più in piedi, insomma. Questa fu sostanzialmente l'unica, fece qualche altro torneo ma sono l'unica apparizione gloriosa di quello che era stato il più grande giocatore di tutti i tempi, ma la cosa che continuò lui a giocare, perché questi grandissimi, io racconto in tutti i casi, ma insomma i casi suoi di Tilden sono due fini, anche due morti, non per la summa, ma insomma si vedono solo al cinema, quella di Tilden, insomma Viale del Tramonto, perché a Hollywood lui ha sempre vissuto tutta la vita giocando con le star, giocando qualcosa, alla fine Bill Tilden, che oggi forse non dice niente, ma oggi come dire Federer, insomma per il pubblico, una cosa così, dava qualche lezione, giocava, lo conoscevano in quartiere, diceva ma sì, ogni tanto viene qua e chiede se qualcuno vuole giocare, Bill Tilden, giovane, 60 anni, che muore da solo, essendo stato un uomo, un ragazzo ricchissimo di famiglia, ma sempre speso piuttosto per vivere, diciamo, non aveva più niente, vive in due stanze unicamente ingombre di oggetti da tennis, borse da tennis, ripeto, da tennis, e morì con un suo celebre cappotto di cammello, girava da sempre, sotto vestito da tennis quando stava partendo per andare a fare un torneo di veterani. E la fine di Pancio è molto simile, Pancio, a parte che ho omesso dal racconto il numero di femmine che hanno costellato la sua vita, insomma, e di macchine da corsa, insomma, che era quel mondo là. E l'ultimo è la sorella di Agassi, per intenderci, un uomo che ha attraversato varie generazioni. E anche lui alla fine viveva però in un monolocale, in un bungalow praticamente, completamente vuoto, roba da tennis, giocavano a tennis fino a finirsi. E non c'era niente in questa casa, c'era un letto, un tavolo di formica, niente. Un amico a un certo punto gli suonò alla porta e dice, ma Pancio vuoi... gli portò un mug, un boccale di ceramica, e Pancio dice, cosa fai? Dice, non so se ci farai un tè, una cosa, cioè, no, che poi si rompe, cade, me ne devo occupare, perché lui si deve occupare solo di giocare, cioè non aveva voglia di occuparsi del problema dei cocci, eventuali, e perché per molti di loro, per molti di noi forse, non so, certamente anche per me il tennis alla fine è l'ultima cosa che se ne va, ecco, ed è molto affascinante questo, perché se pensate alla vita di due che vi ho fatto, i due nomi che vi ho fatto, erano due mega star, cioè non due dilettanti di un circo, insomma, sono due, e però parliamo di Teach, perché Teach forse ha detto la parola fine, poi c'è un grande personaggio che ho incontrato, che lei non la conoscevo bene, le mie preferite di questo libro sono le femmine, come sempre, perché sono sempre più divertenti, più vere, più vive. Un gigantesco personaggio, a proposito del tennis che non finisce mai, è una coach, la prima coach conosciuta di questo sport, Eleanor Tennant, che era già una ragazzina, piuttosto, a 3 anni guadagnava dei soldi, si era inventato questo sistema, cioè correva dietro ai tram e recuperava i cappelli, che tutti avevano un cappello, no? Che il vento portava via, e li riportava i passeggeri. Poi prese la patente negli anni 20, tardi anni 20, come dire che oggi uno al brevetto di astronauta, una donna non si sapeva neanche che fosse legale che avesse la patente negli anni 30, cioè non, lei ce l'aveva, e faceva la commessa viaggiatrice siccome una donna molto spiritosa e molto socievole, molto di chiacchiere, giocava già, era una tennista molto forte anche. E faceva una commessa viaggiatrice della Standard Oil, della ditta di petrolio e benzine, dove
Andava benissimo i clienti, a patto che non entrasse poi in una casa dove c'era uno qualunque oggetto connesso in qualche modo al tennis, perché loro dicevano, ma lei gioca? Allora cominciava, invece scartava la benzina e cominciava. Diventò poi una coach, appunto la prima, quella che poi è stata bollettieri o piatti oggi, quel tipo di cosa lì, solo che loro non c'era questa figura, proprio non esisteva. Si tilde, quello di prima ha fatto un po' il coach, ma non insomma, perché studiava il tennis, ma non c'era proprio la figura professionale. Lei crebbe le due più grandi giocatrici di prima e dopo la guerra, Alice Marble e Little Mo Connolly. Due numeri uno al mondo, due persone molto diverse, con una storia molto diversa e con legami anche drammatici con Teach, ma stupendi da rileggere. E Teach si chiamava Eleanor Tennant, non si chiamava Teach. Teach l'aveva chiamata Carol Lombard, cioè la moglie di Clark Gable, perché Teach insegnava a mezza Hollywood a giocare a tennis. Era amica di Hearst, era amica di quel mondo lì, Maria Davis, insomma, di tutta quella. Insomma, è incredibile cosa fosse il tennis, adesso che ci sembra fa ridere oggi confronto da quel punto di vista. Perché oggi Federer è amico di Wintour, ma non è niente confronto a quello che era allora di Glam, specialmente in America, ma anche in Francia. No? E niente, quindi lei cominciò a tirare su questa ragazza molto bella. Teach non era proprio eterosessuale, per intenderci, neanche Alice era, c'è anche il problema della omosessualità nel tennis, che è tutto scandaloso, ma un problema a parte, no? Ma non si diceva mai, ma per tante ragioni, specie in quella femminile, era molto diffuso, per ragioni proprio di come venivano su le ragazze, di come sono segregate, comunque, adesso non entriamo in questo problema. Comunque, Teach non era tanto etero, neanche Alice era tanto etero, vivevano insieme, una coppia di fatto, però non era la cosa fondamentale, perché per Teach e anche per Alice la cosa fondamentale è il tennis. E sono due scene che per me sono strepitose, che dicono tantissimo. Teach era spiritosissima, non stava zitta, non c'era una lingua. A un certo punto succede che Alice, che era molto bella, che ebbe una vita molto avventurosa, fece la spia durante la guerra, ne combina tutti i colori, ragazza strepitosa, anche molto spiritosa. A un certo punto siccome non era rigorosamente, a un certo punto si imbarca con un bell'imbusto su una spiaggia in California, mentre viveva con Teach. E Teach non la prende bene, ma non per una ragione di gelosia, per una ragione che si distraeva dal tennis, insomma, era numero uno al mondo. Un po' di cosa che non va bene, notte sulla spiaggia, sapete, come al cinema. La sera Alice torna a casa. La notte alle 4, diciamo, piena di sabbia, eccetera, eccetera, e succede il finimondo. Quell'altra gli dice: ma cosa fai? E scusa, si scalda. E a un certo punto, Alice, giustificandosi, dice, pronuncia la parola love, cioè c'è di mezzo il love, c'è di mezzo l'amore. E Teach si ferma improvvisamente e dice: love. Dice: love is just, lo dico in inglese, ma sono piuttosto comprensibile. It's just a tennis score, zero. Cioè, sapete che chi non lo sa, al tennis il zero si dice per ragioni misteriose, nessuno ha mai capito quali, love. E un'altra volta, la battuta definitiva, diciamo, quando Alice durante la guerra, come facevano le star, non solo dello sport, ma dello spettacolo, facevano le serate di beneficenza, cioè facevano esibizioni a scopo benefico per lo sforzo bellico, no? E quindi si distraeva un po' dai tornei, però era molto gratificante, perché se giocava con, non so, Bette Davis e la serata tirava su milioni. E Teach non la prendeva, proprio questa cosa non le andava giù. E una sera Alice arriva e dice: senti Teach, io vorrei adesso però giocare un po' meno, cioè i tornei, perché c'è sta roba della guerra, non muoiono come le mosche i ragazzi al fronte, insomma stiamo facendo qualcosa di utile per la... Teach non stava neanche a sentire, faceva finta di fare un cinetto, cosa che odiava. E insomma la discussione va avanti, un monologo di Alice, finché Alice non dice a un certo punto: ma insomma Teach, nella vita c'è qualcos'altro del tennis, eh? E Teach si ferma da cucire, alza gli occhi e dice: tipo? Era fatto anche di questo che gioco. Beh, è un giocatore non tanto ricordato, ma è intelligentissimo, era un giocatore, sono le cose che oggi non si possono, lui era praghese, insomma, quindi ha avuto, è uno di quegli uomini, di quella generazione che ha avuto il privilegio di vedere prima i nazi,
poi i commi in città fanno tutti i colori. Dal punto di vista della, dell'arredo urbano i commi erano peggio, perché lui nella sua piuttosto bella autobiografia racconta quello, banalmente combinavano il circolo i russi, cioè, perché poi c'è una creatività russa nella ristruzione che è sempre divertente, a suo modo anche divertente, ma insomma non o come quando racconta che a Praga giravano sulle jeep, sull'equivalente, sulle camionette militari, avevano presto bene di coprire, di vuotare le case di tappeti dei ricchi praghesi, di tappeti persiani, e di metterli come capot sulle camionette militari. E lui di fronte diceva, ma non so, non servono per quello. Vabbè, comunque non sapevano. E lui era il figlio del custode del circolo, di un circolo come questo, che posta sull'isola di Praga. E il circolo funzionava, siccome Praga allora era prima del riscaldamento globale, quindi l'inverno era inverno, diciamo, il fiume gelava, le cose là, e il padre allagava i campi da ottobre e diventavano piste di pattinaggio. Infatti Drobny, che se lo vedete sembra un professore di matematica, non ha nulla dello sportivo, cioè già si era spaccato un occhio giocando a hockey, quindi aveva gli occhiali sempre scuri. I capelli indietro, insomma, lo vedete, beh, questo ragazzo è stato centrattacco della nazionale ceca di hockey alle Olimpiadi, mentre giocava a tennis ad altissimo livello, e c'erano quando aveva 20 anni tre squadre, queste sì professionistiche, di calcio ceche, che lo volevano ingaggiare, insomma lui scelse alla fine e giocava di sport a questi livelli. È forse uno dei giocatori più intelligenti che hanno giocato a tennis, aveva un magnifico stile, ma aveva anche una magnifica testa, e vedeva questo mondo, anche racconta anche questo mondo dal di fuori, con moltissima intelligenza, con moltissime le scene, le case, i crolli, le crisi, era molto calmo lui, molto molto. È un personaggio che mi affascina moltissimo, insomma, non si ricorda più tanto, anche la fine, lui invece a un certo punto, dopo la gloria, Wimbledon, aveva una moglie stupenda, che era un'altra fortissima tennista, ma insomma quest'uomo che era stato così, apre un negozietto a Kensington di articoli sportivi, con il suo cardiganino, diciamo, e sta in negozio, cioè magari uno dei clienti diceva, vorrei cambiare la racchetta, cosa. Arrivava Drobny da dietro e diceva, sì, guardi, potrebbe prendere una Maxim, una Dunlop, una cosa. Dice, ma come non. Però insomma era un uomo, e poi non so, ebbe una vita esula, a un certo punto durante una tournée da giovane, abbastanza giovane, stracciò il passaporto, rimase apolide, però allora non era uno scherzo, c'era una cortina, insomma. Ebbe molti problemi a trovare una nazionalità, perché la chiesa della Svizzera, che di solito non è così ma non so, non ho mai capito perché non gliela diede. Alla fine giocò per l'Egitto, cioè era amico, conosceva Farouk, quindi gli tirarono dietro un passaporto egiziano con cui vinse Wimbledon, poi finalmente prese cittadinanza inglese, insomma. Ma quando lui visse un anno e mezzo, due, da apolide in Svizzera, lui era stato non tanto tempo prima, 5 anni prima l'Olimpiade, olimpionico di hockey. Lustad, era una squadra di terza divisione, così, che disse, ma tu giochi, vorresti mica giocare? Oh, quest'uomo era talmente così che si fece ingaggiare, e poi organizzava la sua stagione tennistica in base agli impegni con lo Stad di hockey, perché aveva detto la sua parola, e quindi lui giocava con questi pensionati più o meno che stavano in coso, ma manteneva i suoi impegni sempre. Così, è un personaggio forse meno colorito di altri, ma proprio questa sua così grigiore, intelligente, a me piace moltissimo. Ed è un uomo veramente eminente, va bene per lui. Vabbè, finite, l'hai detto tu, quello che ne parlavamo anche prima. Quella partita lì è un caso di studio. Cioè, ovviamente uno tende a dire molto facilmente che il talento è quella cosa che, per non farla tanto lunga, si riassume in Roger Federer, il talento, insomma il genio, insomma quelli siamo, ma
quel tipo di giocatore, come si dice da piccoli, quello molto portato, quello che non deve insegnare niente, che ha il tempo giusto sulla palla, i movimenti giusti, l'occhio, tutte queste cose, la fluidità di movimento, che non è costruito, non devi toccarlo, devi solo mantenerlo così com'è finché cresce. Naturalmente è vero, cioè ci sono persone che devono, giocatori che devono essere costruiti segmento per segmento, e non solo da piccoli, fino a... e altri appunto che sono invece di... Però questa è una componente, cioè, poi ce ne sono molte altre, e non è una delle quali l'intelligenza di gioco, che è molto sottovalutata, perché si pensa che non... si dice sempre il tennis, sono sport di testa, cioè, il tennis si svolge per intero nella scatola cranica, poi il resto poi è un appendice su un campo, ma insomma il resto è tutto mentale, tutto anche in modo spaventevole, ma non sono, perché sono ragionamenti di quelli che sono fantasmi, sono spettri, sono cosa sei tu, non è tutto quello di meno piacevole, cioè non è quello più piacevole. Quindi però Gilles Simon è un giocatore di smisurato talento, cioè di intelligenza mostruosa, cioè non beh, è un giocatore capace, io sono, come dire, come gusti tutto dell'altra parrocchia, cioè fra i due sono, come dire, bacerei Feliciano Lopez e spererei che avesse 21 anni e che ne avesse davanti altri 40, perché è una splendore a vedersi, cioè non è una cosa, di Roger neanche parlo perché non ne sono degno, come si dice, ma non comunque insomma quella è la filiera, però a me un giocatore come Simon piace da morire, perché, o come Goffin per altri versi, almeno perché sono giocatori certo non belli a vedere, sì, un po' come Gattone Messier, sì, però accidenti, cioè non con una racchettina così virtualmente, un braccino così, sono anche dei fisici che dice, ma insomma una volta scartavano il servizio militare quelli lì, ecco, non perché sono piliformi così. E poi però sputi sangue, spesso perdi, no? Un'altra volta lui, un altro giorno, 4 giorni fa, una settimana fa, no? Simon poi ha perso, però insomma ha girato una partita che quell'altro stava facendolo a pezzi, si è visto chiaramente il click, quando ha capito esattamente cosa fare, ha cominciato a farlo e la partita ha girato quella cosa così, poi dopo l'ha persa, però insomma quel talento in un momento, insomma, cioè, Nadal è la fusione di queste due cose, ma insomma Nadal è mostruoso ed è fuori, ma non è un talento, però se vuoi non corrisponde, ce l'ha, che fa delle cose inimmaginabili, ma che non potrebbe fare talento smisurato, però ovviamente costruito fa dei movimenti stranissimi che non sono, però c'è la capacità, il gioco ce ne parliamo, la capacità di leggere questo rettangolo in un modo, quello è importantissimo. Gallico è stato una figura singolare, è stato un cronista sportivo non solo di baseball ma anche di football, di pugilato per 10 anni circa, e tutti gli sport più diciamo tonici che si potevano, e poi lasciò la professione per passare a quella ancora più discutibile se possibile di romanziere, non, scrivendo una serie di romanzi sterminati che furono anche dei grandi bestseller, tutti di una criptogaiezza impressionante, cioè, nonostante, o proprio per questo, lasciando la professione, ha scritto un famosissimo pezzo che in originale si chiamava A Sissy Game, e che poi fu pubblicato come Funny Game. Sissy, per chi non lo sa, vuol dire frocetto, cioè vuol dire una cosa, un gioco da frocette, signorine, va, edulcoriamola, mai più di signorine. Sì, sì, è dispregiativo, è proprio quello che gli anni 50 si diceva finocchietto. E non glielo pubblicavano con quel titolo, ma è Funny Game, cioè un gioco in cui se la prende, si scaglia violentemente, con una violenza molto sospetta, diciamo, contro questi capricci di queste madamine che giocano a tennis, che insomma basta niente per turbarli, per farli piangere, urlare, spaccare racchette, ma quando si è mai visto, per esempio, ma nel baseball, ma nel football, dei ragazzoni sani, americani, atletici, prendono le gambotte, non dicono mai va, mentre questi scemi, insomma è un pezzo che ha fatto epoca, perché poi questa cosa non era tanto, you hold, che è stato poi, si è fermato presto perché si è fatto male alla schiena seriamente, però insomma è stato
è dell'epoca di Roswell, di Lever, quelle generazioni lì, che è stato un numero uno al mondo, giocatore fortissimo, ed era fortissimo da bambino molto piccolo, cioè come dicevano, leggevano prima quel pezzo, a 6 anni sapeva che questo qua avrebbe fatto se non succedeva niente, e vinceva con chiunque. Poi era un ragazzo biondo, molto Robert Mitchell, quel tipo lì, insomma, quel tipo di piccolo, ma insomma con quel tipo di corpo così. E a un certo punto, a 11 anni, 12, misteriosamente, non si sa perché, dal giorno all'altro smette di giocare, non vuol più toccare la racchetta. E nessuno capisce, e non tocca la racchetta per 6 mesi, perché questo fenomeno nato per fare quella cosa lì, evidentemente, non gioca. E poi, insomma, qualcuno della famiglia, dell'entourage, gli chiede, ma perché diavolo? E lui non voleva più giocare perché lo prendevano in giro, perché quelli, gli altri che sapevano che lui giocava a tennis, dicevano, ah vabbè sì, ciao, allora sei uno. E lui si vergognava talmente che smise, perciò. È una cosa, si diceva, una grande celebre battuta dei giornalisti sportivi, era per diventare un tennista forte ci vogliono solo un po' di fortuna e un padre miliardario, no? Poi dopo è fatta. Non viene accusata anche uno sport, il che per certi casi è anche, me lo prendo, ecco. È un gioco che non richiedeva particolari qualità, doti, quindi è stata a lungo una cosa per ricchi, per gente che non lavora, per, insomma, c'era tutto questo tipo di alone qui, insomma. I giornalisti di allora erano una banda di canaglie, insomma, divertentissimi, e io racconto nel libro dei miei eroi, non ne so tantissimo, ma insomma, quando a un certo punto ci fu una partita in Costa Azzurra famosissima negli anni 30 fra Susanna Glenn, che non aveva mai perso, avrebbe perso con nessuno, contro Ellen Wills, che era l'unica che si diceva avrebbe forse potuto vincere con lei, e questo in un circolo come questo, insomma, fu organizzata questa, c'era un torneo in quel circolo, fu organizzata, si sapeva che finalmente questo avrebbe giocato una contro l'altra, la cosa richiamò una tale, Langlen era un'eroina pop antelittera, ma Langlen il tennis deve moltissimo di quello che è diventato, perché lei che ha trasformato un gioco per signorine o proprio contesse in uno sport popolare, con un seguito, con dei fan, per questa partita, che allora si pensava fosse, era una diva poi lei, cioè una vera diva con un senso di spettacolo senza l'uguale, come una grande diva del cinema, del teatro. Questo spettacolo si radunò per questa cosa, costruirono le tribune apposta, arrivò gente, scrittori, giornalisti. La tribuna stampa era meravigliosa perché non c'era tribuna stampa, perché era un circolo come gli altri. Allora questi giornalisti, già oltraggiati dal fatto di non avere la tribuna stampa, di non poter avere le macchine a scrivere, se ne stavano sulle ginocchia, non so. E c'erano tutti i migliori giornalisti sportivi del mondo e davano il meglio e il peggio di sé, che è la grandezza della categoria. Il mio preferito è quello, adesso non mi ricordo più come si chiama, ma era un gigante che era il decano della categoria, anche perché era in possesso di un oggetto preziosissimo che tutti cercavano, cioè un calepino, un blocchetto di appunti riservatissimi che tutti concupivano, che nessuno sapeva, solo lui. I giorni del ciclo delle tenniste, cioè erano segnati di sopra, e quindi tutti volevano saperlo, ma lui lo sapeva, e quindi questo mamma santissima stava, no, quelli a cui alludi tu sono dei disgraziati invece, che stavano queste fotografie, ma non queste in particolare, tutte le fotografie di quel genere, di quella provenienza, di quell'epoca, avevano delle scaglie narrative, perché erano in modo molto diverso da oggi. Insomma, cosa succedeva? Che a Brisbane c'era un torneo di tennis. Allora i giornali erano giornali, non erano delle specie di così, associazioni a scopo di no profit come sono oggi, cioè erano potenze, quindi mandavano i loro inviati più o meno dappertutto, pagavano. Però un disgraziato che stava a Brisbane a vedere un torneo dei tennis e doveva mandare 15 righe la sera a Parigi magari, non sapeva mai cosa cavolo scrivere. Allora i fotografi, idem, manda un po' una fotografia di un doppio, di una cosa, allora facevano queste foto spesso molto belle, e per sperare di venderle, per i freelance, quelli che mandavano, quelle agenzie che mandavano le foto sperando che non so, Parisoir le comprasse, scrivevano delle piccole didascalie di 2 righe in cui cercavano di far capire a quello, al caporedattore dall'altra parte del pianeta,
che cosa sta, cavolo, c'aveva in mano, perché sennò arrivavano, non era, c'era internet, non c'era niente, arrivavano queste foto. E una speranza che cosa, che quale? Che nella pagina fosse un buco, c'è spesso, c'era spesso dei giornali di un tempo, alle 11:30, dice cazzo, non manca, e ci sbatti una foto con una scaglietta. Ecco. E quelle che erano, c'erano tutte in questo libro dietro. Allora in uno dei capitoli ho, diciamo, cercato di rendere omaggio a questi oscuri cronisti, che erano anche molto spiritosi, insomma, che cercavano di dare un pacchetto foto e un po' di testo in modo che fosse comprabile, leggibile. Sai, il buffo del tennis, che le cose che dici che lo riguardano, che sembrano delle buttate, sembrano delle assurdità, delle cose, delle provocazioni, purtroppo poi sono vere. Cioè non so, l'idea della partita perfetta, ad esempio, che hanno tutti, no? Che, compresi qui presenti, uno scende in campo qui, avendo giocato 1 milione di partite, sa benissimo com'è tutta la baracca, però insomma, in teoria, nella sua testa, in un angolino, pensa, adesso io gioco, vinco 6-0, 6-0, quanto non fa neanche un 15 e faccio solo colpi meravigliosi. Questo lo sai che non è vero, però al primo errore tuo, al primo punto dell'altro, un angolo la tua testa dice, ecco, rovinato. La giornata è rovinata, me ne vado a casa, non, cioè al primo 15, non è che una cosa. Quindi è la cosa che le colpe, i riti, cioè, anche quello sembrano tutte, però non sono così. A volte colpito un racconto di Stan Smith, sulle scarpe, diciamo, quello sulle scarpe, poveraccio. Quando era numero uno al mondo, perse una partita plausibile, succede continuamente ai tennisti contro nessuno al primo turno a Wimbledon. Risultato clamoroso, insomma, e allora i cronisti andarono a cercarlo dopo, lo trovarono nel ghiaccio, i tennisti dopo facevano un bagno, a volte anche adesso. Sì. E stava lì, non di buon umore, diciamo, e allora quello che è un po' più in confidenza disse, Stan, scusa, ma che cavolo, cioè, perché? E lui gli pensa un po', poi dice, secondo me l'edera, e dice, perché lui aveva visto, giocando, siamo qui, no? Che una foglia, cioè mettiamo una foglia di quello non è edera, ma insomma una foglia di un po' più lunga, che una foglia di boss un po' più lunga, che cadeva dentro, si muoveva e lo distraeva, no? Lo so, sembra una cosa, ma Roger Federer, con grande gioia, che non è della categoria Nadal, cioè non è uno che mette le bottiglie così e poi così, no. Però con grande eco 2 anni fa, si è presentato a Wimbledon, gioca da qualche anno con una Wilson nera, no? Con una chitarra interamente nera. 2 anni fa si è presentato con una Wilson con 2 bande bianche intorno all'ovale, dicendo, una promozione, ma è la chitarra di sempre, però ha messo lo smoking, queste fesserie che si dicono, peraltro piuttosto ben retribuite. E quindi Wilson ha messo in produzione e in commercio centinaia di migliaia o forse milioni di quei pezzi, con un investimento piuttosto cospicuo. Diciamo. Oggi ha giocato 3 partite, che sono anche andate male, mannaggia. Poi dal torneo dopo è tornato con la racchetta nera e qualcuno, a lui non si fanno tante domande indiscrete, ma sono subito che la racchetta, dice no, sono tornato a quello, non ha spiegato mai. Poi si è saputo, perché l'ha detto lui, che l'ha abbandonata non per altro, perché il bianco intorno all'ovale lo distraeva. Ecco, cioè, se lo dite a una persona normale, cioè tu purtroppo sei, io ho quella racchetta naturalmente, ci gioco e non, vi assicuro che non mi distrae, ma non magari fosse quello il problema, ma non però sono cose che, ma non, a me non fanno tanto ridere, perché so che sono vere, ecco.